Il XXI secolo, nonostante le sue promesse di interconnessione e progresso, si ritrova a fare i conti con l'antica piaga della guerra. Le immagini di città distrutte e vite spezzate ci ricordano che, nonostante i nostri progressi tecnologici e sociali, la violenza e il conflitto rimangono una costante tragica della nostra esistenza. Dal cuore dell'Europa alle montagne dell'Afghanistan, le fiamme del conflitto gettano un'ombra lunga, ricordandoci la fragilità della pace. Ogni esplosione, ogni scontro armato ci mostra quanto sia delicato l'equilibrio che manteniamo e quanto facilmente possa essere distrutto. La Russia, una nazione dalla storia ricca e complessa e dalle realtà geopolitiche complesse, si trova al centro di molti di questi conflitti. La sua storia è segnata da momenti di grandezza e tragedia, e oggi si trova a navigare in un mondo in cui le alleanze e le rivalità sono in costante evoluzione. È una nazione che lotta con i propri demoni, cercando di reclamare la gloria perduta mentre naviga in un mondo sempre più multipolare. Le sfide che affronta sono immense e le sue azioni hanno ripercussioni che si fanno sentire ben oltre i suoi confini. Comprendere il coinvolgimento della Russia nei conflitti moderni non significa puntare il dito, ma dipanare l'intricata rete di motivazioni, conseguenze e potenziali percorsi verso un futuro più pacifico. È un compito che richiede empatia, conoscenza storica e una visione chiara delle dinamiche globali. Si tratta di riconoscere il costo umano di questi conflitti, le vite distrutte e i sogni infranti che si lasciano alle spalle. Ogni vittima, ogni rifugiato, rappresenta una storia di sofferenza e perdita che non possiamo ignorare. È in queste ore più buie che l'appello alla pace deve risuonare più forte. La nostra umanità condivisa ci impone di cercare soluzioni che vadano oltre la violenza e la distruzione. È un appello che trascende confini e ideologie, unendo l'umanità nel suo desiderio più profondo, il desiderio di un mondo libero dagli orrori della guerra. Solo attraverso la cooperazione e la comprensione reciproca possiamo sperare di costruire un futuro in cui la pace non sia solo un sogno, ma una realtà tangibile per tutti. Il conflitto in Ucraina è un duro monito delle conseguenze devastanti di rivendicazioni storiche irrisolte e tensioni geopolitiche. L'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e il suo successivo sostegno ai separatisti nell'Ucraina orientale hanno gettato la regione nel caos. Le giustificazioni di Mosca, che si basano sulla protezione delle popolazioni russofone e sul contrasto all'espansione della NATO, sono state accolte da condanne e sanzioni internazionali. Il costo umano del conflitto è sconcertante. Migliaia di civili innocenti hanno perso la vita, mentre milioni sono stati sfollati dalle loro case. Il conflitto ha aggravato i problemi sociali ed economici esistenti, lasciando cicatrici che richiederanno generazioni per guarire. La comunità internazionale ha risposto con un mix di diplomazia e sanzioni, con l'obiettivo di scoraggiare un'ulteriore aggressione russa e trovare una soluzione pacifica. Tuttavia, la strada verso la pace rimane impraticabile, evidenziando la complessità di gestire le tensioni geopolitiche nel XXI secolo. Nella martoriata Siria, l'intervento della Russia è stato un fattore decisivo nel plasmare la traiettoria del conflitto. La guerra civile, iniziata nel 2011, ha visto numerosi attori internazionali coinvolti, ma l'intervento russo ha segnato una svolta cruciale. Dal 2015, il sostegno militare russo al regime siriano di Bashar al-Assad è stato determinante per respingere le forze ribelli e preservare la presa del regime sul potere. Le forze aeree russe hanno condotto migliaia di sortite, colpendo obiettivi strategici e fornendo copertura aerea alle truppe di Assad. Il coinvolgimento di Mosca, guidato dal desiderio di mantenere i propri interessi strategici nella regione e contrastare l'influenza occidentale, ha avuto un prezzo elevato. La Russia ha cercato di consolidare la sua presenza nel Mediterraneo orientale, garantendo l'accesso ai porti siriani e rafforzando le sue alleanze regionali. Il conflitto siriano, già una catastrofe umanitaria, ha visto ulteriori sofferenze e sfollati a causa dell'intervento della Russia.
Milioni di siriani sono stati costretti a lasciare le loro case, cercando rifugio sia all'interno del paese che all'estero. I bombardamenti indiscriminati su aree civili, compresi ospedali e scuole, hanno suscitato diffuse condanne da parte delle organizzazioni per i diritti umani. Amnesty International e Human Rights Watch hanno documentato numerosi casi di violazioni dei diritti umani, chiedendo giustizia per le vittime. Il conflitto ha anche creato un terreno fertile per l'estremismo, destabilizzando ulteriormente la regione e non solo. Gruppi come l'ISIS e Al-Nusra hanno sfruttato il caos per espandere la loro influenza, attirando combattenti stranieri e minacciando la sicurezza globale. Sebbene l'intervento militare della Russia abbia spostato l'equilibrio di potere a favore del regime di Assad, ha fatto ben poco per affrontare le rimostranze politiche e settarie alla base del conflitto. Le tensioni tra le diverse comunità etniche e religiose rimangono irrisolte, alimentando ulteriori violenze. Una soluzione duratura in Siria richiede un accordo politico che affronti le aspirazioni di tutti i siriani, garantendo l'accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra e promuovendo la riconciliazione. Solo attraverso un dialogo inclusivo e il rispetto dei diritti umani si potrà sperare in una pace sostenibile per il paese martoriato dalla guerra. Sezione 4. Il pantano afghano. L'incursione della Russia in Afghanistan, sebbene avvenuta decenni prima, continua a gettare una lunga ombra sui suoi calcoli di politica estera. Questo intervento ha avuto ripercussioni durature, influenzando non solo la politica interna della Russia, ma anche le sue relazioni internazionali. La guerra decennale dell'Unione Sovietica in Afghanistan, dal 1979 al 1989, rappresenta un monito sui pericoli dell'intervento militare in un paese con un territorio complesso e profonde lealtà tribali. Le difficoltà incontrate dalle truppe sovietiche, che si sono trovate a combattere in un ambiente ostile e sconosciuto, hanno evidenziato le sfide di un'occupazione prolungata. Il ritiro sovietico, accelerato dall'aumento delle vittime e da una tenace resistenza afghana, ha segnato una svolta nella Guerra Fredda. Questo ritiro non solo ha rappresentato una sconfitta militare, ma ha anche avuto profonde implicazioni politiche, contribuendo al crollo dell'Unione Sovietica. Sebbene l'attuale coinvolgimento della Russia in Afghanistan sia limitato, Mosca vede il paese attraverso la lente delle proprie preoccupazioni di sicurezza, in particolare il potenziale di propagazione dell'instabilità e dell'estremismo nell'Asia centrale. La Russia teme che un Afghanistan instabile possa fungere da terreno fertile per gruppi estremisti che potrebbero minacciare la sicurezza regionale. La Russia si è impegnata in sforzi diplomatici per facilitare i colloqui di pace tra il governo afghano e i talebani, riconoscendo che un Afghanistan stabile è nel suo interesse nazionale. Questi sforzi includono incontri regolari e mediazioni, con l'obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra le parti in conflitto. Le lezioni dell'Afghanistan, tuttavia, ci ricordano i limiti del potere militare nel risolvere complessi conflitti politici e ideologici. La storia ha dimostrato che l'uso della forza militare, sebbene possa portare a vittorie temporanee, raramente risolve le cause profonde dei conflitti. Una pace sostenibile in Afghanistan richiede una soluzione politica che affronti le cause profonde del conflitto, tra cui la povertà, la corruzione e le divisioni etniche. Solo attraverso un approccio inclusivo e comprensivo si potrà sperare di costruire un futuro di pace e stabilità per il paese e la regione circostante. Sezione 5. Il prezzo del conflitto. Le conseguenze di questi conflitti si estendono ben oltre i campi di battaglia immediati. Il bilancio umano, misurato in vite perse, famiglie distrutte e futuri infranti, è incommensurabile. I costi economici, in termini di infrastrutture distrutte, perdita di produttività e risorse deviate, sono sbalorditivi. Inoltre, i conflitti spesso alimentano altre sfide transnazionali, come il terrorismo, la criminalità organizzata e gli esodi di massa, minando ulteriormente la sicurezza regionale e globale. In un mondo alle prese con il cambiamento climatico, le pandemie e altre minacce esistenziali, le risorse sprecate per i conflitti
rappresentano un tragico spreco di ingegno e potenziale umano. La ricerca della pace, quindi, non è solo un imperativo morale, ma una necessità strategica. Investire nella diplomazia, nello sviluppo e nella cooperazione offre un ritorno di gran lunga maggiore rispetto al perpetuare cicli di violenza e sfiducia.